Si sta a casa, si deve stare a casa e si sta a casa. Se volete andare a giro, un consiglio lo posso dare. Andate in un campo, basta che non sia affollato. Se non c'è nessuno è meglio. Con tutti ampi e c'è, se in un campo ci sono due persone, non andà vicino. Vai in un altro campo. No, ma a me mi garba quel campo lì. Ci vai domani. Cerchiamo di farci forza, perché siamo tutti sulla stessa barca. L'unica cosa che possiamo fare è affrontare questa emergenza. Non abbiamo la possibilità di vedere amici, parenti, fidanzate, fidanzati. Forse qualcuno di voi lo saprà. Io ho la fortuna / sfortuna di abitare in campagna. Non c'è mai nessuno e ad oggi non è più un difetto, ma un pregio. Ho la possibilità di uscire di casa, ritrovarmi davanti campi isolati e natura incontaminata. Andate tranquilli e qui la folla non c'è. Questa brutta esperienza che l'umanità sta vivendo gli deve servire da lezione. Se non ci fosse stato sarebbe stato meglio, però ormai c'è. Perché si sa, solo quando ti viene tolto quello che avevi ne capirai la reale importanza. Che ci serva a farci capire la differenza da avere un amico dall'altra parte dello schermo piuttosto che averlo davanti fisicamente. Questa era digitale che mette tutti in comunicazione ha fatto un po' dimenticare a tutte le nuove generazioni cosa significa stare con le persone dal vivo. Detto questo, rispettiamo tutto il personale sanitario che sta facendo gli straordinari. È per questo che vi chiedo, evitiamo di andarcele a cercare. No, ma io non ho paura, a me non mi succede nulla. Un vecchio detto che mi diceva sempre il mio nonno, armare a calambrone. Quando io mi allontanavo un po' troppo dalla riva, il mio nonno se ne accorgeva, mi richiamava e mi brontolava. E io gli dicevo, nonno, ma io so nuotare, non ti preoccupare. E lui mi diceva sempre, lo sai chi affoga? Chi sa nuotare. Boia bimbi, ieri sera sono andato a letto alle 10, stamani mi sono alzato all'11. Dove siamo? Sono rincoglionito. Il problema è che quando dormo troppo, fo l'incubi. Ho sognato che nel campo davanti alla mia finestra, quello lì, al posto del campo c'era un lago. C'erano tutti i miei amici a pesca, ma amici che non vedo da 10 anni. Erano lì, tutti a pescare tranquilli. E io per qualche strano motivo non potevo uscire. Però avevo trovato il modo di pescare uguale. Lanciavo dalla finestra. Il problema è che tutta la gente che passava mi muoveva la lenza. E mi offendeva perché ostacolavo il passaggio. A un certo punto ti arriva Giorgia con un altro. E io da qui sentivo e gli raccontava e mi aveva lasciato perché io non volevo uscire. Io cercavo di dirgli che non è che non volevo, non potevo uscire. Il motivo lo sapevo, ma non potevo uscire. Un incubo. Sono diventato fortissimo a FIFA. Nuova carriera con lo Spezia. Un fenomeno. Penso che il prossimo anno si possa puntare alla Champions League. La mia sorella ha smesso di cantare, si è messa a fare le torte. Era meglio se cantava. Non perché le torte facciano schifo, eh. Tutto il contrario. Ne ha fatte 200. Al cioccolato, alla vaniglia, frutti di bosco. Poi ha finito gli ingredienti dolci e si è messa a fare le torte salate. Pere gorgonzola, spinaci, speck e formaggio. Se non la smette da qui al 3 aprile si scoppia. E poi saremo costretti ad uscire di casa. Non perché lo vogliamo, ma perché non ci senta più. Non si fa altro che ingollare roba. Si mangia e si dorme, si mangia e si dorme, si mangia e si dorme. Mi maffa. Forza di spazzare dal centro ci ha fatto il solco. Se continua dell'altro trova l'acqua. Mi è cascato un po' di succo di frutta in terra. Oh Jonathan, ci ho dato il cencio ora. Strano. Scherzo mamma. Mi pare lì che fa giardinaggio. Ha potato l'arberi, ha tagliato l'erba, le scepri. Stamani dopo aver finito di tagliare tutto c'aveva ancora le forbici da potare a mano. E io glielo ho detto. Babbo, ma che fai? Aspetto che ricresca. Coronavirus. 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 Almeno Vellati c'erano dei nomi da virus veri. La SARS. La peste bubbonica. La viaria. La mucca pazza. Coronavirus. Ma ti levi di uno, eh. Ci sta antepatio a tutti. Però purtroppo adesso la situazione è questa. Cinema e teatri chiusi fino al 3 aprile. Stare almeno a 2 metri di distanza dalle persone. Io non dico che questa ordinanza sia sbagliata, perché comunque cinema e teatri sono punti di raccolta che si possono evitare. Lo dico contro il mio interesse, anche se è abbastanza inutile se poi vengono affollati i supermercati. Mi garberebbe parecchio se a un mio spettacolo ci fosse tutta la gente e c'era mercoledì pomeriggio alla Oppe. Detto questo, io non so come siano andate le cose. Non seguo la politica, non ho la più pallida idea del perché siano arrivati a questa decisione. Posso solo immaginarlo. Dopo che la Cina ha scoperto questo virus, tutto il mondo si è allarmato. Ma nemmeno più di tanto, diciamoci la verità. Tant'è in Cina, prima che arrivi qui, si fanno tutti i controlli a tappeto nei porti, negli aeroporti e alle dogane? Quanto ci costa? 650 miliardi di milioni. Va bene, allora si risparmia, se ne va un po' meno. Ora però siamo tra i primi paesi a livello di contagiati. Si chiudono tutti i cinema e i teatri fino al 3 aprile, rimettendoci una vagonata di soldi in più rispetto a quelli che ci sarebbero voluti per fare i controlli. A rimetterci non sono solo coloro che si esibiscono, perché quando si pensa allo spettacolo si pensa che dietro ci siano solo attori e registi. Ma non è assolutamente così. Dietro l'industria dello spettacolo ci sono artigiani, ristoratori, grafici, scenografi, industriali.
locali. Potrei andare avanti per un po', chiudendo teatri, cinema e programmi TV con pubblico presente in sala. Te questa gente non la fai lavorare. È come dire, via, da oggi fino al 5 maggio basta legno, si userà solo la plastica. A quel punto falegnami un lavorano e dopo un po' chiudano. Poi ci sta benissimo che quando è stato scoperto sto benedetto coronavirus in Cina, qua in Italia c'era già. E quindi non ci si poteva fare nulla uguale. Però sicuramente con più controlli la situazione sarebbe stata un po' più domata. Ci sta che mi stia sbagliando, eh. Sono solo ipotesi fatte senza influenze. Ho semplicemente fatto 2 più 2 con la calcolatrice, perché a matematica ero duro. Quello che mi domando è: com'è possibile bloccare un virus che ti sta 9 giorni fuori un corpo vivente e può risiedere nell'aria? Non puoi. Puoi solo limitarlo. Chiudendo cinema e teatri sicuramente limiti i danni. Ma più di questo che può fare? Ovvieti ogni contatto. Rimandate tutte le scene di famiglia. Da oggi ognuno mangia in camera sua. Secondo me l'unica cosa che può far sì che questo resti solo un ricordo è il nostro buon senso. Che vuol dire buon senso? Evitare di fare la mucchiata ai supermercati. Se si è contagiati, evitare di uscire di casa. Se ti scappa uno starnuto in pubblico, un lo fanno il muso alla gente. Fallo col gomito così. Lavassi le mani a modino. Tanto il tutorial su come lavassere l'avrete visto. A questo punto, Barbara, fa vedere anche come ci si lava l'ascelle, perché mi sa che qualcuno l'ha mai capito. Sicuramente all'inizio la situazione è stata presa un po' sotto gamba. A coglionella, come si dice. E ora ne paghiamo le conseguenze. Senza colpevolizzare nessuno, perché si fa presto a parlare a posteriori, quando le cose sono già successe. Ma io avrei fatto. Ma se questo, ma se quell'altro. Il se è patrimonio dei ciucchi. Che questi errori, se di errori parliamo, possano servire da lezione per far sì di non ripeterli. Stai a casa, con la tua famiglia, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, è ganzo. In ogni momento la mia sorella canta, canta anche bene. Lo so, perché in questi giorni mi è capitato di sentirla ogni tanto. Anzi, ogni tanto ha smesso, mi ha pulito tutto. Dopo aver pulito talmente che non sa che fare, rinsudicia tutto e rincomincia a pulire. Il bello è che se insudicio io, mi si arrabbia. Ieri l'altro sono andato in giardino, ma non mi ero accorto che avevo pestato una merda di Lupin. Lupin è un cane, non è una persona. Nessuno della mia famiglia cana in giardino, penso. Lupin fa delle calate e poi ha un bimbo. Betti. Io non so come fa. Come farà a fare quell'affare lì? Pesa 20 kg. Ma dopo averla fatta. Prima ne pesa 45. Nel campo accanto a me c'è un ciuo. C'è un ciuo? C'è un ciuo. C'è un ciuo. C'è un ciuo? Quello è far ciuo. Sono più piccine di quelle di Lupin. Mi spiegate com'è possibile? O le fa sempre nel solito punto. E piano piano la ammucchia. Insomma, entro in casa con le scarpe merdose e mia mamma si arrabbia. Come? Mi dovresti ringraziare. Almeno ti do qualcosa da fare. Però non ho avuto il coraggio di dirglielo, perché era un po' incazzata. Aveva dato il cencio da 10 minuti. Sicché ho preso un pezzo di alta e molto velocemente l'ho ripulita. Non so quante lavatrici fa al giorno. Ieri ho messo a lavare un paio di pantaloni. Tempo di rimontare le scale. Ce l'avevo già nell'armadio. Belle lavate e stirate. Non è che pulisce solo mi mamma e mi fa un fa nulla. Anche mi fa che fermo non ci sa sta. Ha sistemato tutto. Fa il falegname. Non c'è più una porta che cigola. Una sedia che dondola. Uno sportello fuori squadra. Se sta dell'altro in casa rimbianca. Se è imbiancato quest'estate, rimbianca uguale. È fisso a chiederci se funziona tutto. A mia mamma gli ha chiesto 30 volte se la lavatrice funziona a modo. La lavatrice è rotta? No. Sei sicura? Sì. Ora sei rotta? No. Ora? No. Tempo un paio di giorni la rompe lui. In questo periodo cogliamo l'occasione per riscoprire gli affetti familiari. Tutte le famiglie in casa. Nella solita casa. Tutte. Tutti con abitudini diverse. Tranne quando c'è da andare a farsi la doccia. Voglio andare a fare la doccia? No, ci deve andare babbo. No, ci deve andare mamma. Ci deve andare tuo fratello. Perché? Perché ci deve andare mio fratello? Dove c'è andata? C'è andata a pure parti. La doccia te la fa domani. Chiedati un po'. Periodo un po' palloso. Però è inutile dirvi che c'è di peggio. Andiamo. Si può giocare alla PlayStation. Ho finito 5 carriere a FIFA. 3 da calciatore e 2 da allenatore. Se continuo dell'altro mi fanno presidente. Si guarda le serie. Telefona a un amico. Fa una passeggiata in un campo. Dove non c'è nessuno. Si aspetta. Appena proviamo a pensarci, alla televisione te le rammentano. Non uscire. È come aspettare che il tempo passi guardando l'orologio. E niente, spero di tenervi compagnia con questi video dove vi racconto quello che mi succede in questi giorni. Non mi succede nulla. Mi raccomando, ora che dovete stare tutti in casa, un letiate. Se letiate non vi picchiate. Un metro di distanza. Al massimo tiratevi la roba. Se non sopportate più nessuno, tranquillizzatevi. È sabato. Stasera si esce e si rientra. Vuoi andare, non si può uscire. Cioè, io ti porto fuori rischiando di pigliare il virus. E te mi pisci addosso. Cioè, ma ha pisciato sul ginocchio. Ora ti cavo in testa. Qui, guarda. I miei vicini stanno dando fuoco a tutto. Sto affogando. Forse è meglio chiudere la finestra. Non so più che giorno è. Grandi! E forse la quarantena verrà prolungata. La mia sorella si è finita le dita a forza di suonare la chitarra. Grande. A che punto è? A che punto siamo? Le dita ce le sempre? Prima le unghie erano lunghe. Prima? Le unghie erano lunghe. Dai, facci sentire un accordo. Dai. So fare solo questo. Solo questo? No, anche questo.
Cioè, in 20 giorni ho imparato questo. Fai una cosa, Marti. Quando hai voglia di suonare, non suonare. Buongiorno. Sono le 18 e 26. No, sono le 17 e 26. Perché quella va un'ora indietro. Noi in casa ci sa tutti gli orologi. Ognuno segna la sua ora. Chi va un'ora indietro. Chi va un'ora avanti. Chi va mezz'ora indietro. Quindi ogni volta quando guardiamo un orologio dobbiamo fare i calcoli per capire che ora è. Poi arrivati alla conclusione, è passata un'ora e quindi tocca riguardare l'orologio. E rifà tutto da capo. Insomma, non lo so che ora è. Sto cercando di andare a letto più tardi possibile e svegliarmi più tardi possibile. Polenta e ragù. Non ce la faccio più. Hai intenzione di cucinare dell'altro? Sì, ora questo è il minestrone. Sì. Preleverò un po' di verdure e ci farò anche una torta salata. Mamma mia. Ma dove l'hai preso tutte queste verdure? L'ho comprate. Sì, le hai comprate. L'ho comprata l'altra settimana perché io è 8 giorni che non vado a fare la verità, di la verità che l'hai rubate nel campo. No. Dei tempestini, dico. Guarda lì, oh, è fosforescente. Quanti la salsa. Quanti dadi ci ha messo? La 200. Salsa col pomodoro. La salsa col dado con un po' di pomodoro. Non ce li mette dadi, fanno male. Sono vegetali. Sì, sono vegetali. Vegetali saremo noi dopo averlo mangiato. Dopo averlo mangiato saremo dei vegetali. Io la bollo e ci butto il riso. Imbalsamati. C'è più conservanti. Guarda lì, è fosforescente. Ma ha messo la polpa bella, quel colore lì. La polpa bella. Didi, com'è? Te? Sei. Dai un capriccio una sega, né prima né dopo. Poi chi si può intervistare? Il mio babbo è andato. Dov'è il babbo? Mamma! Babbo ha abbandonato la postazione del divano! Che è successo? So, cos'è successo? Ma è No, eccolo, eccolo. Babbo, tutto a posto? Tagliata l'erba? No, oggi no. Domani sì. Domani sì, ecco. Ma registri davvero? Sì, sto registrando davvero. Ciao, Lucianino. Che l'erba io dio, babbo, oggi un paio di centimetri... No, un paio di millimetri l'ha fatti oggi, Pezzettino sì. Via, levare. Marti, come te la passi questa quarantena? Diario della quarantena. Cos'è? Cosa vuol dire 5 giorni? Sto segnando i giorni. Ma che giorni? Che cazzo ci fa quella lì? E quando, domani suonerai la chitarra? Le dita ti sono ricresciute? No, non ancora. Perché 5 giorni? Cosa vuol dire 5 giorni? Non siamo da 5 giorni in quarantena di più, no? Sì, ma da 17 sto contando. Perché? Non lo so. Oddio, tutti matti, sono tutti matti. Ieri sera, bellissimo. Sono uscito, sono andato in giardino, sono andato nella capanna, ho iniziato a dipingere. Poi sono rientrato in casa, non avevo voglia di andare a letto e ho mangiato. Ho anche bevuto un bicchiere di tè. Poi c'avevo ancora voglia di andare a giro e ho detto, ma voglio un danzalotto. Sono messo a sedere sul divano. È venuto a trovarmi Lucianino. Poi si è chiamato Didi. Ah, se non ce la fa, vieni, vieni, si fa due chiacchiere, si sta insieme. È venuto anche Didi. Ma sai che, ragazzi, io non ci ho voglia di andare a letto. Quasi vado in bagno. Scherzo, sono andato in bagno. E poi per chiudere la serata ho detto, ragazzi, via, ora facciamo qualcosa. Sai che? Mi fa una spremuta. Avevo tutta, un po' troppo forte. Non la reggo. Finita la spremuta, la goccia, boom. Donna, gira il capo. Che faccio? Vado a letto ora. Inizia ora la serata. Sono più per le serate movimentate. C'ho 25 anni, non ci sono più abituato. E invece io, ragazzi, dopo la spremuta, sono riuscito in giardino. Sono riandato a dipingere. E poi alle 6:30 sono andato a letto. Mia mamma ha chiamato per pranzo, ma mi ha lasciato dormire. Perché non gli rispondevo nemmeno. Queste serate sono botte d'adrenalina. Fanno quando siamo giovani. A 30 anni non posso più. Fanno. Anche perché a 30 anni, buon culo alla quarantena e alle spremute. Invece che diminuire, l'agonia aumenta. Benissimo. Prima almeno era consentito fare due passi, ma per colpa di alcuni geni del male che non hanno utilizzato il loro buon senso, ci andiamo a rimettere tutti. Chi è che non ha usato il buon senso? Tutti coloro che a corsa o in bicicletta hanno formato dei gruppi, intasando i percorsi pedonali e ciclabili del nostro paese. Io da qui sull'argine ho rivisto anche gruppi di 5 o 6 persone. Adesso questo non sarà più possibile. E ora non posso neanche più portare Lupin a fare una pisciata su Rarno. Possiamo allontanarci di casa al massimo di 200 metri. Ora mi raccomando, tutti quelli che hanno formato le comitive per andare a correre, per andare in bicicletta, fate gruppi con tutta la gente della vostra via, se no si rischia di fermarlo per davvero questo virus. Io mi dio, si poteva uscire, avevamo il lusso di poter fare due passi, ci siamo giocati anche questa carta, perché siamo duri come il marmo. Ma se vedi che c'è una brancata di gente, non ci andrà. Io in questi giorni ho controllato. Quando vedevo che c'era gente, non sono andato. Quando vedevo che non c'era nessuno, chiappavo Lupin, abituato a uscire tutti i giorni, e lo portavo qui sull'argine, che sarà a 250 metri da
da casa mia. C'è una carenza spaventosa di mascherine. Anche lì. Ma cosa ci fate con gli scatoloni pieni di mascherine? Lasciamole a chi ne ha veramente bisogno. Ho parlato per telefono con un infermiere del 118 e mi ha detto che non riescono a trovare più le mascherine in commercio. Ma ci si rende conto? Anche lì comunque mi torna e non mi torna. Perché siamo in un'emergenza. Siamo in guerra contro questo benedetto virus. Allora, quante aziende tessili ci saranno in Italia? Decine. Centinaia. Possibile che nessuna di queste sia in grado di produrre delle mascherine a norma? Non ci credo che non è possibile. Allora chi ci comanda dovrebbe imporre a queste aziende di fabbricare mascherine. Non è colpa di nessuno, c'è questa emergenza e bisogna arrivarne a capo. In un modo o nell'altro. Ma le aziende sono in difficoltà, devono portare avanti altri lavori. No, te fermi tutto e fai le mascherine. Questa è una priorità, ragazzi. Lamentela fino a se stessa, E sono anche consapevole che probabilmente io farei di peggio. Si fa presto a consigliare come correre quando si è seduti. Poi sembra che l'unica arma contro questo virus sia rinchiudici tutti in casa. Velocizzate la ricerca sul vaccino. Ho sentito frasi in televisione del tipo: la ricerca sta facendo il possibile per i mezzi che ha. Purtroppo in passato abbiamo tagliato tanto, eccetera, eccetera. Marimma maia. La ricerca dovrebbe avere fondi illimitati. Altri stipendi da 20.000 euro al mese. E poi la ricerca affoga. Invece di darci il contentino di 100 euro, come 500 euro alle partite IVA, che francamente mi sembra anche un po' una presa per il culo, questi soldi dagli alla ricerca. Se i ricercatori scoprissero un vaccino, finirebbe tutto. Non nel giro di due mesi, nel giro di 10 giorni. So che non risolvo niente, ma almeno mi sfogo un po'. E magari tanti di voi la pensano come me. Apro parentesi. Siccome mi sembra che le altre nazioni dell'Unione Europea non è che ci abbiano proprio dato una mano. Anzi, quest'anno d'estate, quando tutto sarà finito, perché tutto sarà finito, invece di portare soldi all'estero, cerchiamo di far vivere l'economia del nostro paese. Ci sono bellissimi posti anche in Italia. Isole, montagne, colline, d'ogni osso. Cerchiamo di far girare l'economia qui, perché quelli là fuori, se ti vedono affogare, invece di tirarti il salvagente, ti tirano le zavorre di piombo. Non tutti, ci mancherebbe dell'altro. Perché nel mentre qualcuno ci pigliava in giro, chi sputa sulla pizza, eccetera, eccetera, mezzo mondo illuminava i propri monumenti col tricolore italiano. Non sono un nazionalista e pretende di essere il migliore del mondo. Non me ne frega una sega. Ma quando vedo offende, casa mia, soprattutto in un momento come questo, mi girano un po' io. Usate il buon senso. Anche d'intorno a, siate prudenti. E se vedete c'è gente fuori, non uscite. Ho anche sentito dire: tanto muoiono solo gli anziani. A parte che abbiamo visto che non è proprio così. Ma anche se fosse, la percepite la cinicità macabra di questa affermazione? Un vecchio detto che ho sentito in una recente intervista, una frase che dice tutto, che ci deve far sentire in dovere di proteggere l'esperienza e la saggezza di tutti gli anziani del pianeta. La frase è corta, ma sono sicuro che avrà un impatto importante su ognuno di voi, proprio come l'ha avuto su di me. La sera conosce cose che il mattino non si immagina. Il mio babbo, che fa il falegname, ha portato tutti gli attrezzi qui. È da stamani che mola, che sega, che trapana. Io vado giù ora, mi aspetto di trovarci un Davide di Donatello scolpito nel multistrato marino. Non so cosa starà facendo. Pinocchio. Io non posso girare punti video, perché ovviamente c'ho questa motosega fuori. Magari fosse una motosega, perché così magari, insomma, la benzina prima o poi finisce. Quindi, sentite. Sentite? È il rumore, diciamo, meno invasivo, cupo. Invece fino a prima utilizzava la sega. Capite bene che la sega è un attimino più invasiva. Non è lineare, perché quando la sega si imbatte nei riccioli, no? Nei nodi del legno, fa più casino. È stato bellissimo alzarsi con in sottofondo questa melodia. È lì dentro, si sta nascondendo dentro il furgone. Vedo solo uscire polvere di legno. Vedi, ha acchiappato un pezzo di legno, guarda. Era lì, inizia, sta a vedere, Dai. Sono sicuro che ora è finito, ora posso iniziare a girare il video. Sono quasi sicuro. Aspetto 5. Devo trovare il generale, non è un militare, è semplicemente il coso, il contatore. Devo staccare la luce. Ciao Daniele, sì, sto facendo un reportage di tutti gli attrezzi che mio papà sta usando da stamattina ad ora. Hai ancora tanto? Sì, 15 giorni. 15 giorni così. Uscirò di Asa devastato. Jonathan, come stai? Io. Vuoi un caffè, Sammy? Io. Io ho sottocamera. Te almeno sei di là, non senti niente. Senti qualcosa?
Io vabbè, in questo momento sto utilizzando il martello. Sentite? La mia mamma in bagno continua ad urlare: aprite! Ma chi è che bussa? Chi è che bussa? Una bionda alle pompone cercava babbo. Ho come si sciucco?